Nessun segno di frenata sull'asfalto con l'auto che forse a causa della velocità finisce cappottata dentro la canaletta che corre a fianco della rotatoria. Non c'è stato scampo per due giovani lavoratori di origine marocchina, due fratelli di 38 e 32 anni, residenti a Monselice e Conselve, morti poco dopo le 6 lungo la strada provinciale 5 in via Avanzo a Monselice. L'auto arrivava da Monselice, è scesa nella canaletta più o meno all'altezza di questo punto, ha divelto un cartello che ha trovato nella sua strada. Il cartello, guardate, è finito lì in fondo. Della Fiat Stilo Station Wagon, sulla quale due uomini viaggiavano, sono rimasti solo i rottami. Il conducente, 38 anni, è morto sul colpo. Pochi istanti di vita in più per il fratello, che gli viaggiava al fianco, estratto dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco. Il suo cuore è ceduto nell'ambulanza che tentava un disperato viaggio verso l'ospedale. A dare l'allarme, un vigilante è arrivato sul posto. Un botto sentito da tutti i residenti al lavoro lungo l'argine per raccogliere i pochi resti rimasti. Piccoli tasselli di due vite finite in pochi istanti. Stava aprendo il cancello. No, stava aprendo il portone di entrata, lo stava aprendo in quel momento. Non ha visto la dinamica perché era girato, ha capito? Ha visto solo girandosi un gran fumo e un articolato bianco che se ne andava. A cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto i carabinieri, i due fratelli, regolarmente residenti in Italia, erano diretti al lavoro in un cantiere edile, una strada di collegamento via Avanzo, a ridosso del casello di Monselice della A13, usata come scorciatoia per la Monselice Mare. Una strada pericolosa via Avanzo a Monselice, dove i residenti ci raccontano i limiti di velocità non vengono rispettati e ci sono state anche altre vittime.